rockerissimo del Chedi al Lido di Pini che nella 19ª giornata del girone di ritorno di prima categoria batte in casa il Montello 5-2 in rimonta. Partono bene i padroni di casa con una punizione di Loreti che termina al lato di pochissimo. Ma è il Montello al sesto minuto a passare. Ottolini perde palla a centrocampo, Fabrizi ne approfitta, si invola sulla fascia, crossa per Della Miglia, assist per Fioravanti che da due passi fa 1-0. La reazione del Cedial è immediata, è ancora su punizione. Loreti crossa in area, sulla corta respinta della difesa si avventa Luigi che fa partire un bolide da fuori area, palo! È il preludio al gol che arriva all'11esimo, punizione di Felicini per Loreti che in girata insacca e agguanta il pareggio. La partita è bellissima e dopo un minuto ancora il Montello in gol. Giarola in area con un gran radente fa 2-1. 38esimo, Felicini inizia il suo show. Punizione di Sandi, colpisce di testa l'attaccante, con un colpo di chirurgica precisione toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. 2-2. Ma è allo scadere che arriva il capolavoro dell'attaccante. Azione personale sulla fascia destra di Zamparini, che crossa per il numero 10, stop perfetto e sinistro imparabile all'angolino. 3-2 e chapeau. La ripresa comincia subito forte. Dopo 60 secondi, Loreti viene strattonato in area e calcio di rigore. Gli ospiti protestano, ma Sandi con freddezza trasforma e fa 4-2. Al 59esimo minuto il Montello ha la palla per ritornare in partita, ma sul cross dell'esterno prima Colardo e poi Tomei falliscono clamorosamente la rete che avrebbe accorciato le distanze. 5 minuti più tardi è Ottolini che ha la palla per chiudere definitivamente il match. Dopo un gran dribbling si libera in area e a tu per tu con Fecchi tira alto sopra la traversa. Il gol è nell'aria e non tarda ad arrivare. Allo scadere Scarsella, da posizione defilata, insacca con un preciso diagonale. Finisce qui ed è game over al Delio Chimenti, dove il Cedial Lido dei Pini batte un ottimo Montello per 5-2. Come giudichi la prova dei tuoi? Stavamo sotto di un gol al primo tempo, subito pareggio e siamo andati subito in vantaggio. Prova di carattere, spettacolo. Insomma, abbiamo fatto un grosso primo tempo, solo che poi le partite cambiano con gli episodi e purtroppo, come succede a categorie superiori, succede anche a queste categorie. Purtroppo le prime della classe sono sempre aiutate.